Vento di insurrezione anche nella Rhodesia del Sud. Le autorità britanniche hanno tratto in arresto i leaders politici locali. Case, negozi e fattorie dei bianchi sono stati dati alle fiamme e saccheggiati durante sanguinosi tumulti. In azione i mezzi antincendi. Gli indigeni osservano indifferenti. I sintomi della rivolta sono sempre gli stessi. Macchine date alle fiamme, attacchi improvvisi ai coloni. Anche se le manifestazioni non sono esplosive come al Congo, nell'intera zona della Rhodesia del Sud le autorità sono ricorse alla maniera forte. Rastrellamenti, controlli, pattuglie a presidio dei villaggi e delle linee di comunicazione. L'impiego delle truppe di colore è guidato da pochi ufficiali bianchi. Solo il pronto ristabilirsi dell'ordine favorirà lo sviluppo della fluida situazione africana in ogni regione del continente nero. Thank you.